Beh, lui ha caratteristiche, è l'unico giocatore che ha caratteristiche fisiche. Infatti, il primo tempo, su tante volte, anche per le condizioni del campo, eravamo costretti alla palla lunga. Lui di testa l'ha presa quasi tutte il primo tempo. Poi, chiaramente, fa tanto lavoro sporco e ne beneficia un po' Calderini. Perciò, per noi, è importante che segniamo e portiamo i punti a casa. Quello che mi dispiace è che il secondo tempo, quando ci abbiamo in mano la partita, la riapriamo con degli errori nostri. Io, da quando sono tornato, 7 partite, 4 vittorie e 3 pareggi, abbiamo subito 4 gol, 13 ci siamo fatti in uno. E questo mi lascia un grande rammarico. Questo è una cosa che mi fa arrabbiare, perché vuol dire che è un piccolo calo d'attenzione. Quando pensi di avere la partita in mano, eccolo lì che poi c'è un piccolo calo d'attenzione, no? E questa è una cosa che poi ti fa vivere un po' di sofferenza resta alla fine della partita. Però poi, ragazzi, io gli devo solo ringraziare, perché danno tutto, si impegnano, combattono, giocano al massimo su un campo difficile, perché questo era un campo difficile. Io penso che l'Ebola, il nostro, è molto migliore di questo, e questo lo dice un po' tutto sulle condizioni del campo che troviamo. Però alla fine poi tutte le altre parole se le porta via il vento, no? Volevamo sempre i 3 punti, ora li stiamo prendendo. Oggi con una partita non bella come domenica, ma domenica non l'abbiamo presa, oggi invece abbiamo preso i 3 punti. Allora io mi prendo i 3 punti, mi prendo la prestazione, continuiamo questa striscia buona. Oggi a Montespaccato, che noi abbiamo perso dei punti, e poi Gibbonzi come prime due ha preso 3 gol. Perciò vuol dire che è un campionato che poi è molto, molto livellato. Adesso so che anche a San Giovanni Valdarno ha vinto all'ultimo minuto, gli ultimi minuti di San Donato, vuol dire che l'anno loro gli sta girando tutto bene, però noi pensiamo a noi, un altro risultato positivo, un'altra vittoria fuori casa, ce ne sono rimaste 4 se non erro fuori casa, e dobbiamo continuare così, con questa cattiveria e questa voglia di vincere partite. Su quell'episodio che ha citato l'indecisione, l'incomprensione Pinna-Colombo, visto si è arrabbiato più con Colombo che con Pinna, mister, Sì, perché? assolutamente sì, perché era tutta la settimana. Abbiamo visto il filmato della partita che hanno giocato in casa e le condizioni. E poi, soprattutto alla fine del primo tempo, gli ho ripetuto per l'ennesima volta come abbiamo fatto su indecisioni del portiere, ma perché il terreno è brutto e non giochiamo mai la palla indietro. Cavolo, il portiere la deve leggere. Poi Edo è un giocatore importante, la deve leggere, la deve chiamare in un'altra maniera quella palla. E noi là non andiamo in sofferenza, non in sofferenza, però ti prende l'ansia poi che un'altra palla sporca, una cosa, poi perde altri punti per la nostra ingenuità. Sono cose che dobbiamo migliorare, dobbiamo aumentare l'attenzione, come ancora secondo me dobbiamo migliorare l'approccio alle partite, perché i primi 10-15 minuti non mi convincono ancora, i primi 10, però poi alla fine è una squadra che combatte, che va oltre tutto, dai.